piano 62. E qui adesso arriva la cosa che più in assoluto mi ha fatto odiare la traduzione in italiano. Perché adesso per trovare la password potrebbe essere un problema. In base a come hanno tradotto le frasi, in base a come hanno tradotto tutto. Oh, salve. Questo è l'ufficio del sindaco di Midgar. Il sindaco Domino si trova qui. Comunque, sono il suo assistente. Se avete qualche domanda, fatele pure a me. Non preoccupatevi. Ok, parliamo col sindaco. E voi chi siete? Ah, voi dovete essere quei famigerati... Io? Io sono Domino, il sindaco di Midgar. Anche se sono sindaco solo di nome, la verità è che la Shinra ad occuparsi dell'amministrazione di Midgar. Io invece sono stato relegato qui, a tenere in ordine l'archivio. Io, il sindaco di Midgar, messo a fare l'archivista. Cielo, vi rendete conto? Beh, volete andare di sopra, giusto? A me non importa, potrei perfino darvi la mia tessera. Ad una condizione però, dovrete indovinare la frase di accesso. Proprio così, indovinate la frase ed io vi darò la tessera. Se ci riuscirete al primo tentativo, vi farò anche un piccolo regalo. Che ve ne pare? Ecco, questo è il problema. Perché a me in realtà il regalo che fa il sindaco interessa come. Solo che il problema è vedere come hanno tradotto effettivamente adesso tutto. Perché se hanno tradotto... Allora, in realtà se è come la volta precedente a Wall Market, in realtà non hanno tradotto effettivamente le frasi, ma hanno tradotto soltanto le parole. Quindi bisognerà magari collegare... Vediamo come sono le password. Conoscete la frase di accesso? Bene, sentiamo. Ecco, hanno cambiato praticamente tutto. Perché teoricamente le parole non sono queste. Perché boia non è, in realtà dovrebbe essere bomb... Poi dovrebbe esserci Ojo, che dovrebbe essere capo, in realtà tradotto. E tra l'altro Alba e capo, che dovrebbero essere in realtà Orb e Ojo, sono sempre sbagliate. Mentre invece tutte le altre possono essere una combinazione. Va bene, aspetta un attimo. Vediamo come hanno tradotto qua. Avete parlato con il sindaco? Eh? Una frase di accesso? Ah, ho capito. E che non ha niente di meglio da fare, sapete? Presidente Shire è praticamente il padrone di Midgar. Beh, se è così che stanno le cose, lasciate che vi aiuti. Chiedetemi pure qualcosa. Aiuto? Sì, certamente, nessun problema. Come un mio servitore di questa città è un onore per me aiutare i miei concittadini. Vi aiuterò volentieri, per soli 500 gil. Sì, qua dobbiamo spendere un po'. Oh, wow, beh, grazie mille. Datemi a sentire. In questo piano ci sono gli archivi dei 5 reparti principali della compagnia. Una parte della frase di accesso è nascosta in questi archivi. Controllate molto attentamente i documenti che troverete in ogni stanza. Il nome del reparto è scritto sulla targa accanto alla porta della stanza. Ecco, questo è un aiuto che è completamente inutile. Perché che cosa vuol dire? Quindi dobbiamo andare avanti. Dammi un altro indizio. Sì, certamente, nessun problema. Come umile servitore di questa città è un onore per me aiutare i miei concittadini. Vi aiuterò volentieri. Per soli 1000 gil. Va bene. Oh, wow. Beh, grazie mille. Mi state seguendo? Bene. In ogni stanza ci dovrebbe essere un documento fuori posto. Ecco, già qui le cose iniziano a farsi più interessanti. Insomma, uno che non dovrebbe essere lì. Fate attenzione al numero e al titolo di quel documento. Ma anche così ancora non è sufficiente. Dammi un altro indizio per 2000 gil. Quindi in totale 3500 gil. Che nella fase iniziale di gioco sono veramente tanti tanti soldi. Ovviamente il gioco qui da un lato mette un muro. Mette un muro perché vuole impedire al giocatore di ottenere subito diciamo la parola d'ordine, perché indovinarla subito ti costerebbe in realtà il premio da parte del sindaco, e giustamente il gioco non ti vuole dare, essendo un premio che comunque potremo notare essere veramente veramente raro. Oh wow, beh, grazie mille. State attenti, ogni documento ha un numero, questo è il suggerimento fondamentale.
Quando trovate un documento che non appartiene a quell'archivio, guardate il numero corrispondente. Se il numero è, per esempio, 4, dovete prendere la quarta lettera nel titolo e... Beh, avete capito, no? Sì. Quindi praticamente in base al numero e al titolo che noi troviamo, la lettera corrispondente sarà un pezzettino della frase o comunque un pezzettino della parola d'ordine che noi dovremmo dare al sindaco. La parola d'ordine ovviamente è randomica, quindi ogni run comunque avrà la sua parola d'ordine. La cosa importante che dovete sapere, soprattutto se giocate la versione inglese, è che le password Orbs e Ojo saranno sempre e comunque sbagliate. Quindi le uniche password da trovare sono tutte quante le altre. E poi Ojo dovrebbe essere tradotto con capo e Orbs qua dovrebbe essere tradotto con alba. Società Energetica Shir, archivio reparto urbanistica. Quindi qui abbiamo tutti i libri che riguardano comunque la città o comunque la costruzione, tutto ciò che riguarda appunto la città stessa. Struttura della piattaforma di Midgar e le relative problematiche. Ok. Mappa di Midgar, ok. Poi, mappa di Midgar, ok. Costruzione di un reattore Mako, piano di lavoro, ok. Quindi questi ancora tutti giusti. Diagramma sulle costruzioni di città in stile Kato. Il programma Esplorazione Spaziale, una storia gloriosa, volume 1. Quindi questo è il libro che non c'entra assolutamente nulla. Quindi programma di esplorazione spaziale. Il numero davanti è il 9. Ora, se io dovessi prendere la nona lettera, qual è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tecnicamente 7, 8 e 9. Quindi 9 dovrebbe essere la M. Me la segno, perché vediamo cosa esce fuori. Perché magari devo tradurre e poi vedere effettivamente quale sia. No, sì, M. Ok. Va bene, andiamo a vedere qual è l'altra. Società Energetica Shir, archivio reparto sviluppo scientifico, quindi tutto ciò che riguarda ovviamente le scienze. Dati su mutazioni biologiche relative agli animali, ok. Armi Mako, disposizioni specifiche per usi prolungati, quindi questo mi sa che non c'entra niente. Quindi 8 dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z. Mi sa che qua abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Perché qui mi sa che mi devo andare a tradurre. Filegast Alpha. Gli antichi. Eh sì, qua mi sa che abbiamo un problema. Analisi sugli effetti di un'altra. Qua mi sa che lo devo giocare in lingua originale. Perché se non lo gioco in lingua originale, qui è un bel casino. La concentrazione di Mako. Anche perché MZ non ho nessuna corrispondenza. Dovrei tradurre tutto. Dovrei tradurre tutto. Società Energetica Shir, archivio reparto esplorazione spaziale. Ok, qua tutto quello spaziale. Estrazione di energia Mako e attività del pianeta, questo ok. Il programma esplorazione spaziale. Piani di costruzioni della nuova città, dovrebbe essere questo quello sbagliato. La colossale macchina volante Ionai 79, fallimento, sì, fallimento spaziale. Programma esplorazione spaziale. Motore per razzi della Shir e navigazione transcontinentale. No, questo è quello sbagliato. Questo dovrebbe essere la A. E i piani della costruzione della nuova città dovrebbe essere nel piano urbanistico. Aspetta, questo cos'era? Questo dovrebbe essere l'armamentario. Società Energetica, ok, sviluppo bellico. Ok. Allora, piani per la creazione di nuove armi terrestri. Piani per la creazione... Ah, no, aspetta, questo qua. Produzione di materie e leggi legate ai relativi impieghi militari. Ok. Piani sull'impiego dei agenti soldier e della loro classe. Leggi speciali sulla sicurezza.
Energia mago ed evoluzione improvvisa di organismi esposti. Quindi questa qua dovrebbe essere attività anti-shir. Allora, aspetta. Andiamole a ricontrollare. E qua la Z mi pare difficile. Questo era il reparto biologico, se non sbaglio, giusto? E sviluppo scientifico. Mutazioni biologiche. Posizioni specifiche per usi prolungati. Biologo, gli antichi nella storia, biologo, concentrazione di mago, evoluzione degli organismi terrestri. E quello è delle armi, quindi non c'entra nulla. Dati sulle mutazioni biologiche. E questo vedi, armi mago. In realtà le armi mago non sono, non fanno parte di questo settore. Pile Gust, sì. Qua la traduzione è un po' mi... dà fastidio. Questa è l'alta concentrazione di mago. Sugli stati finali dell'evoluzione. È un piccolo... questo è un piccolo intoppo che ora ho con la traduzione. Vediamo, li ricontrolliamo un attimo. Produzione di un reattore mago. Questo sì, dovrebbe essere la M. Qua mi dovrei tradurre tecnicamente i titoli in inglese. Nelle... Dovrei tradurmi i titoli qua. Poi in realtà dovrei o togliere la traduzione o farmela io nuovamente, perché giustamente le lettere non mi corrisponderanno mai. Porca puttana. Allora, struttura della piattaforma. No, vabbè, questo... sì, perché qua le lettere non mi corrispondono. Qua lo dovrei lasciare in originale per essere preciso. Il problema è che non si può salvare.
in altre zone, perché la zona dove si può salvare è dopo. A meno che... aspetta, forse posso scendere. Se mi fa scendere salvo. Però mi ricordo che non potevo scendere. Ah no, piano terra, forse ci posso andare. Aspetta, quasi quasi. Così salvo, male che vada. E andiamo a tentativi, perché è l'unica cosa che possiamo fare. L'unica cosa un po' brutta in realtà è che mi devo fare crepare per poi risalvare, per rifare tutto. Ok. Ah, vabbè, vediamo, facciamo così. Oh, indovinato. Cielo, che suono meraviglioso, ha indovinato. Che vado a farsi fottere l'energia mago. È colpa sua se sono caduto così in basso. Era l'unica che si avvicinava alle soluzioni che avevo, quindi. Basta così, tenete, questo è per voi. Meno male, ce l'abbiamo fatta subito. Tessera 65. Al primo tentativo. A quanto pare è vero che non bisogna giudicare un libro dalla copertina. Beh, una promessa è una promessa. Tenete, prendete anche questa. Materia elementale. Perché sto facendo una cosa simile? Ma come, non è ovvio? Per vendicarmi. Quel maledetto di Shira non fa che darmi il tormento da anni. Quindi spero proprio che andiate lassù a scatenare un pandemonio. Gli servirà da lezione. Perfetto, materia elementale è esattamente quella che mi serviva in questo momento. Perché? Perché ovviamente la materia elementale, per chi non la conoscesse, permette di aggiungere l'elemento della materia all'arma o protezione associata. Quindi da questo momento in poi sarà possibile utilizzare questa materia per infondere o l'arma con un determinato elemento, o infondere l'armatura con un determinato elemento, e quindi praticamente resistergli, o addirittura in futuro assorbirlo. In questo momento, aspettate un attimo che facciamo anche un piccolo cambio di equipaggiamento, perché qua abbiamo il bracciale di Mithril che possiamo utilizzare con tutti quanti gli altri, quindi equipaggiamoglielo. Non me ne ero accorto, tra l'altro. Quindi qua mettiamo elementale e galvanica, e qui analizzante, perché adesso così Cloud, quando attaccherà i nostri nemici, avrà l'elemento tuono messo nell'arma, quindi i suoi attacchi avranno un'infusione col tuono. E qui ci sono particolarmente utili in questa fase, perché appunto abbiamo la possibilità di incontrare nemici meccanici e quindi di conseguenza fare danni di tipo elettrico. A questo punto possiamo salire. E qui adesso siamo al piano 63. Piano 63 che ci consente di ottenere ben tre oggetti particolari. Tre oggetti particolari che uno tra questi è assolutamente d'obbligo, oserei dire, prendere. Quindi andiamo al computer. Bip bip, verifica tessera in corso. Rilevato impiegato di livello B. Le è permesso aprire fino a tre porte su questo piano. Se trova dei coupon, si ricordi di tornare qui a scambiarli con degli oggetti. Attenzione, sporgersi nei condotti di aerazione è pericoloso. La preghiamo di astenersi dal compiere simili azioni. Cosa che noi invece faremo assolutamente. Quindi, sblocchiamo le tre porte che ci permettono di ottenere questi oggetti. Quindi la prima è questa.
La seconda è questa. E che cosa facciamo? Prendiamo il coupon A dentro il condotto, perché questo è l'unico metodo che abbiamo per prendere tutti e tre gli oggetti. Quindi adesso possiamo andare da questo lato, di cui due oggetti sono anche tralasciabili in realtà, però dato che appunto dobbiamo prendere tutto, direi che è giusto. Uno, il coupon C è quello che effettivamente a noi interessa maggiormente. Coupon B. E infine l'ultima porta, che è questa. E prendiamo anche il coupon C. Presi tutti e tre. Ritorniamo sul condotto. Ovviamente il fatto di non utilizzare il condotto era un metodo per scoraggiare il giocatore e per evitare di farti prendere tutto, anche perché aprire le tre porte senza prendere gli oggetti è pericoloso, perché una volta scambiato un singolo coupon, anche rispetto agli altri, non si ha più la possibilità di riaprire le porte. Prego, inserire un comando, vedete? Resetta tutto o scambio coupon. Può scambiare i coupon trovati con degli oggetti. Gli oggetti disponibili sono coupon A, ciondolo stellare, coupon B, 4 slot, e coupon C, materia omni. Faccia attenzione, dopo aver scambiato i coupon non può più inserire il comando resetta tutto. Quindi è importante aver preso tutti i coupon prima ovviamente di scambiare. Il coupon C ci permette di ottenere un'altra all materia. Sì, scambiamo. Ciondolo stellare, 4 slot e materia omni. Quindi adesso abbiamo addirittura due materie omni. Tanta tanta roba questa. L'equipaggiamento 4 slot ci permette di ottenere, vedete, 4 slot di materie diverse, però staccate le une dalle altre. Come difesa, tra l'altro, fa estremamente cagare, tranne per la difesa magica che viene leggermente aumentata. Ma ovviamente non ne vale la pena, perché appunto noi prenderemo di meglio a brevissimo, a letteralmente brevissimo. Quindi a questo punto possiamo uscire e possiamo andare avanti. Ah, qui siamo al 64esimo, ok, quindi già siamo arrivati qui. 64esimo piano è abbastanza particolare, perché innanzitutto si può salvare, cosa che io farò assolutamente, quindi fermiamoci. Quindi qua si potrà anche ripristinare la salute in modo gratuito, vedete? Perché avremo la possibilità di poterci riposare e salvare la partita. Questo può essere utile come punto di ancoraggio se si vuole farmare. Quindi se si vuole farmare in un modo o nell'altro, si può utilizzare questo piano, perché poi al piano successivo avremo dei nemici da affrontare dai quali dovremo rubare determinati oggetti, ma che permettono anche di poter ottenere un buon numero di esperienza. Quindi se non avete farmato in precedenza potete farmare in questa occasione, che non è neanche tanto malvagia come idea. La prima cosa da fare, vi faccio vedere anche qualche piccolo easter egg. Immagino voi siate dei visitatori, potete usare qualsiasi macchina che vedete qui purché sia libera. Il primo easter egg da farvi vedere è quello della macchinetta. Ciò di cui hai bisogno per tornare in forza: lo Shinra Special Gym Drink, solo 250 gil. Proviamolo. Non esce niente. Esatto, si è incastrata. Prendiamola a pugni. Signore, che sta facendo? Si calmi, la prego. Signore, che sta facendo? Si calmi, la prego. Ok, vi preannuncio che anche prendendola a pugni per mezz'ora non cambia niente. Questa è semplicemente una piccola punizione, tra virgolette, per il giocatore, se vi siete messi a rubare i soldi del ragazzino. Quelli che praticamente a Midgar, presenti all'interno del cassetto, se voi aveste rubato quei soldi, diciamo che questa era la punizione per voi, no? Quindi voi avete rubato 5 kill, bene, noi ve ne rubiamo 250, quindi ci aggiungiamo letteralmente gli interessi, ok?
quindi tutto regolare. E l'altro easter egg molto molto divertente, che un pochettino ti fa mangiare le mani quando lo leggi e lo scopri soprattutto per la prima volta, è questo. Quali erano gli armadietti? Aspetta, perché alcuni si possono aprire e ci sono degli oggetti in esso. Ecco, coda di fenice. In uno in particolare c'è un easter egg del gioco stesso. Ho ottenuto etere, che vabbè, va benissimo. Uno in più non fa mai schifo. Aspetta, eccolo. Un megafono. Non credo che servirà a qualcosa portarselo dietro. Sì, ragazzi, il megafono è una delle armi più forti che possiamo avere per Kite Sith. Solo che non avendo Kite Sith, non sappiamo che questo oggetto possa essere utile e quindi non lo prendiamo. Mentre invece se l'avessimo preso fin da subito avremmo avuto praticamente una delle armi più forti di Kite Sith. Quindi sì. Duole. Duole. Questa è una cosa che fa male, fa malissimo. Fa veramente, veramente male. Ok, stanza numero 65. Esatto, l'arma di Kite Sith. Stanza numero 65. Qui adesso le cose si fanno un po' più interessanti. Perché qui abbiamo un vero e proprio puzzle da dover risolvere all'interno del gioco. È un puzzle che in realtà è abbastanza semplice, perché dopo che lo fai un paio di volte, praticamente te lo memorizzi. Cioè, vuoi o non vuoi, lo memorizzi. Però la cosa brutta, ecco, ve lo stavo proprio per annunciare, è che qui ci sono gli incontri casuali. Ci sono incontri casuali dove ci sono alcuni nemici che ovviamente non ce ne frega nulla. Quindi dobbiamo stare attenti agli incontri casuali. Guardate Cloud quanti danni fa adesso. Prima ne faceva 100 e qualcosa, adesso 200 e passa. Questo perché? Perché appunto adesso abbiamo la materia Thunder come infusione elementale. Ciao Drac, buonanotte. Abbiamo adesso l'arma elettrica che ci permette appunto di fare più danni come infusione elementale. Quindi tanta tanta roba. Allora, il puzzle che dobbiamo risolvere è quello della stanza qui accanto. Quindi andiamola a vedere, così giusto per... ecco qua. Un plastico di Midgar, la città che vive assorbendo l'energia mago. Vedete? Ci sono delle parti che ovviamente sono distrutte e che possiamo comunque riempire con degli slot, tranne una parte che è distrutta e basta, ovvero questa. Vedete? Questa parte distrutta è effettivamente... Ecco, possibile che anche Aerith faccia parte dei loro piani? Vedete? È un plastico della città col settore distrutto. Quindi è come se loro avessero già calcolato la distruzione del settore numero 7. Mentre invece tutti quanti gli altri possono essere ricomposti. E una volta ricomposti ci permetteranno di accedere al piano successivo. Quindi il primo pezzo da prendere si trova qui. Prima stanza nel forziere in basso. Hai ottenuto la rarità parte di Midgar. Tra l'altro, se vogliamo aprire gli altri forzieri, vedete, la scritta ci dirà che saranno chiusi. Quindi si potranno anche prendere, diciamo, a tentativi. Io ovviamente vi faccio vedere la soluzione corretta per evitare di perdere tempo, anche perché me li ricordo a memoria. Ma tecnicamente si potrebbero prendere tutti questi forzieri anche a tentativi, perché se prima non inserite un pezzo del puzzle non si apre quello successivo. Quindi diciamo che praticamente siete costretti a costruire di nuovo Midgar. Quindi primo pezzo. Pare che si sia aperto qualcosa. Vedete? Ogni volta che voi inserirete un pezzo, se ne sbloccherà uno successivo. Il secondo pezzo si trova qui, sempre nel baule qua in basso. Parte di Midgar. Esatto. Quindi andiamo ad inserire la seconda parte di Midgar. Ecco qua. E si sblocca qualcos'altro. Ora dobbiamo ritornare in questa stanza perché si è sbloccato questo baule. Parte di Midgar. Inseriamola qui dentro. Altro sblocco.
Ritorniamo qui e prendiamo l'altro pezzo. Para 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 para. Peccato, non stavamo trovando incontri, sarebbe stato bello. Questi li possiamo eliminare tutti senza problemi. Non sono questi gli avversari che ci interessano, ma arriveranno a breve. Ecco, bravo Cloud. Guardate i danni di Cloud adesso, eh. Vi faccio vedere quanti danni fa Cloud. Vabbè, qua ho fatto un critico addirittura, quindi vabbè. Però avete visto 230 danni col critico. Senza critico sarebbero stati 200 e qualcosa, quindi comunque degli ottimi danni. Questo grazie ovviamente alla materia elementale elettrica. Sì, dobbiamo inserire l'altro pezzo. Quindi facciamo il giro da qua che ci sbrighiamo. Pare che si sia aperto qualcosa. E quindi adesso andiamo a prendere l'ultimo pezzo che si trova qui. Eccolo qua. Abbiamo completato il puzzle. Incontro casuale. Vabbè, qua me lo immaginavo perché la strada è abbastanza lunga, quindi ci sta. Ok. Inseriamo e si è sbloccato un altro forziere. Però giustamente, quale forziere effettivamente può essersi sbloccato? Questo, perché prima era bloccato. Quindi adesso possiamo raggiungere il piano 66. Un piano che comunque è abbastanza importante, perché come potete vedere rappresenta una sorta di zona di altissima sicurezza. Vedete, c'è addirittura il presidente che è sceso qui. Non ne posso più di portare a spasso tutte queste scartoffie. Anche se così riesco a conoscere un sacco di uomini affascinanti. Il bello di essere una segretaria. Ottimo. È una mia impressione o c'è sempre una puzza strana nella sala riunioni? No, c'è di sicuro un odoraccio che viene da chissà dove. Ok, qui in realtà non abbiamo tanto da fare, se non andare in bagno, tirare lo sciacquone, perché ovviamente il bagno è sporco, e arrampicarci sulle scale, cioè sulla botola praticamente. Ecco, qui abbiamo un po' di Metal Gear Solid vibes. E andiamo a vedere che cosa succede effettivamente al tavolo. Però, quanti tipi incravattati. È belli vederli così. Abbiamo il rapporto sui danni del settore 7. Considerando le aree industriali presenti e gli investimenti che avevamo fatto, possiamo stimare una perdita per la nostra compagnia di circa 10 miliardi di gil. Inoltre, ricostruire la piattaforma 7 costerà circa... Non ricostruiremo. Prego. Lasceremo la piattaforma 7 così com'è. Piuttosto, riprenderemo il progetto Neo Midgar. Quindi, l'antico è stato... La terra promessa sarà nostra prima di quanto immaginiate. Aumenteremo del 15% le tasse per l'uso di energia Mako in tutto il mondo. Più tasse, la prego, include il programma esplorazione spaziale nel budget. Reeve e Scarlett si divideranno le tasse. Si divideranno le tasse extra provenienti dall'aumento delle tasse. Ecco. Oh, magnifico. Scarlett, bellissima. Signor Presidente, mi perdoni, ma un altro incremento di tasse non farà che aumentare il malcontento tra i cittadini. Non preoccuparti, quella massa di gente ignorante non perderà la fiducia in noi. Al contrario. Con tutta probabilità ci seguiranno ancora di più.
In fondo, noi siamo quelli che hanno salvato gli abitanti del settore 7 dai terroristi. Maledetto bastardo. Tra l'altro qui il maledetto bastardo non si sarebbe dovuto leggere, perché era censurato nella versione originale di gioco. Ah, Hojo, com'è la ragazza? Come esemplare è inferiore a sua madre, Ifalna. Sto ancora confrontando i dati, ma per ora la differenza è del 18%. Quanto durerà questo confronto? Circa 120 anni. È improbabile che finiremo nell'arco delle nostre vite. O in quella dell'esemplare, per quel che vale. Guarda, fatto bene Hojo. Carino. Per questo stiamo pensando di farla riprodurre. Così facendo, potremmo ottenere dalla progenie in grado di sopportare le nostre ricerche per tutto il tempo necessario. E riguardo la terra promessa, questo ritardo non avrà ripercussioni sui nostri piani? È ciò che intendo impedire. In ogni caso, la ragazza è abbastanza forte per essere madre, anche se qualche debolezza ce l'ha. E guarda come se la sghignazza.